Questa sera voglio leggervi quasi senza commentare una pagina che ho scritto un po' di anni fa. Voi direte c'è un po' di narcisismo, ma sono parole che ho scritto dopo aver a lungo riflettuto e che mi sembra possono essere utili anche per il nostro presente. Allora parlavo proprio di un'esperienza che mi era toccata entrando in un hospice. Ciò che mi ha fatto toccare con mano la profondità della rivoluzione portata dalla fede è stato entrare in una casa della carità o in un hospice, o ancora in famiglie in cui ho trovato persone che vivevano alla presenza di un mistero che esse servivano come potevano. Nel mistero della persona malata, disabile, segnata da una infermità che la limitano talvolta in modo radicale nelle sue stesse capacità espressive, c'è tutto il mistero dell'uomo e anche il mistero di Dio, dell'uomo ferito che anela la salvezza e del Dio ferito, dal grido dell'uomo che manda suo figlio a curvarsi sull'umanità caduta, per mostrarle il destino di luce che l'attende. Nel prendersi cura dell'altro si rivela il livello più alto dell'amore. Il livello più alto dell'amore. In queste settimane avremo modo di scoprire tutti un po' questo. Prenderci cura di chi è malato e vive in casa nostra. Prenderci cura anche di chi non è malato fisicamente, ma di chi è solo, oppure di chi non ha più disponibilità finanziaria neanche per mangiare, perché la pandemia ha provocato anche enormi povertà. Prenderci cura dell'altro rivela il livello più alto dell'amore. Nella malattia, continuavo, nel dolore e nella morte, l'uomo può scorgere un senso che è visibile soltanto nel mistero di Dio. Per questo, benché quanto detto sia condivisibile da ogni uomo e da ogni donna a cui sta a cuore il destino dell'umanità, occorre riconoscere, come ha detto il Concilio Vaticano II, che nella realtà del Verbo incarnato, il Verbo che è morto sulla croce, che è risorto per noi, trova vera luce il mistero dell'uomo.